Ah, è lei, signore. Buongiorno. Buongiorno. Potrei parlarle un momento? Che cosa c'è? Signore, io sono molto preoccupato per la mia posizione e ho pensato di domandarle un consiglio in proposito. Di che cosa si tratta? Con la morte del signor Warwick, il mio servizio qui è diventato praticamente inutile. Capisco, ma non dubito che lei troverà facilmente un altro posto. Me lo auguro, signore. Lei ha un diploma, no? Sì, signore, posso prestare servizio tanto in un ospedale come in case private, ma non è questo. Che cosa c'è allora? Le circostanze che mi obbligano ad allontanarmi da qui mi creano delle difficoltà per il nuovo posto. In poche parole, lei teme che questo assassinio le pregiudichi la carriera? Già. Ma io non posso farci niente. Sicuramente la signora Warwick darà delle ottime referenze sul suo conto. Sì. Sì, signore, credo proprio che lo farà, ma non si tratta solo di questo, è una questione, direi, quasi di coscienza. Che cosa vuol dire? Parli chiaro. Lei non si rende conto delle difficoltà a cui io vado incontro. Per la mia deposizione, voglio dire, è mio dovere aiutare la polizia come ogni onesto cittadino, ma nello stesso tempo desidererei non compromettere la signora Warwick. Che cosa vuole da me, Engel? La polizia, signore, non può sapere in retroscena e questi potrebbero essere molto importanti in un caso simile. Io sono al corrente di certe cose che la polizia ignora. Cioè? Il povero signor Warwick era ammalato di nervi ed era sciancato. È più che naturale che una bella signora come la signora Warwick abbia trovato, come posso dire, un affetto altrove. Finalmente. Senta, Engel, non mi piace per niente questo suo discorso. Signore, la prego, consideri quanto è difficile la mia posizione. Io so cose che per ora non ho rivelato alla polizia, ma che dovrei forse dire. Credo che il suo caso di coscienza sia molto superficiale, Engel. Mi pare piuttosto che lei abbia una gran voglia di piantare grane. Io sono, come le ho detto, infermiere diplomato. E mi piacerebbe metter su qualcosa per conto mio, non dico una clinica, per carità, ma prendere 5 o 6 malati, con l'aiuto di un assistente, naturalmente. Insomma, uomini mezzo alcolizzati, magari, che non si possono tenere in casa. Una cosa del genere. Ho messo qualcosa da parte per questo progetto, ma sfortunatamente i risparmi non mi bastano. Mi domandavo se... Se io, la signora Warwick, o tutte e due insieme, potessimo appoggiare questo suo progetto finanziariamente. Sarebbe molto bello da parte vostra. Lei ha detto che io voglio piantare grane, cioè, se ho inteso bene, fare uno scandalo. Non ho nessuna intenzione, non ci penso neppure. A che cosa pensa allora, si può sapere? Ieri sera non riuscivo ad addormentarmi, signore. Ero sveglio e ascoltavo il lamento della sirena antinebbia, un suono così irritante. Poi mi è sembrato di sentire sbattere una finestra. Quando uno cerca di prendere sonno è un rumore molto fastidioso. Sembrava fosse la finestra della dispensa proprio sotto la mia stanza. E allora? Decisi di andare a fissare la persiana che sbatteva. Mentre scendevo le scale, sentii uno sparo. Lì per lì non ci feci caso, pensai, è il signor Warwick. Entrai nella dispensa e fissai la persiana. Mentre ero lì, sentii dei passi sul sentiero proprio dietro la casa. È un sentiero non molto usato. Certo, per lei è molto comodo perché è una scorciatoia venendo da casa sua. Continui. Come le ho già detto, mi sentivo a disagio. Avevo la sensazione che ci fosse qualche ladro in giro. Non le posso dire come mi sentii sollevato quando mi accorsi che era lei, che se ne stava tornando a casa con passo rapido. Non capisco il nesso di tutto questo racconto. Qual è? Non so se lei abbia detto alla polizia di essere stato qui a trovare la signora Warwick ieri sera. Nel caso non lo avesse fatto e nel caso fossi nuovamente interrogato. Lei sa che la condanna per i casi di ricatto è molto forte. Ricatto? Ma non capisco, signore. Io sto solo riflettendo su ciò che il dovere mi impone. La polizia... La polizia ha già trovato chi ha ucciso il signor Warwick. Praticamente l'assassino ha firmato il suo delitto. Non credo che lei sarà ancora interrogato. Ho capito benissimo a che cosa mira e dubito
che lei abbia potuto riconoscere qualcuno ieri sera nella nebbia. Tanto meno me. Giulio, sei qui? Forse sarà bene proseguire più tardi questa conversazione, signore. Perché mi hai fatto chiamare? È tutto il giorno che ti aspetto. Sai, non ho avuto un attimo di respiro tra comitati, riunioni. Siamo sotto le lezioni e non posso rimandare. E poi, Laura, non hai ancora capito che è meglio non farci vedere insieme? Vieni, ti devo parlare. Lo sai che Engel ha tentato di ricattarmi? Cosa? Sa di noi e dice di avermi visto uscire di qui ieri sera. Ma non può averti riconosciuto ieri sera. Mi ha raccontato una lunga storia molto confusa. Comunque dice di avermi visto andare via di qui subito dopo lo sparo. Come facciamo ora? Non lo so proprio. Non vorrei dargli del denaro, vero? No, certo. Sarebbe il principio della fine, ma sarà vero quel che dice Engel o finge? E se va alla polizia e parla? Bisogna riflettere con attenzione. O bleffare, dire che lui mente, che non mi sono mai mosso da casa. Ci sono le impronte sul tavolo. Per ora la polizia pensa che siano di McGregor, ma se lui va a raccontare che t'ha visto, ti prenderanno le impronte e allora... No, certo, dovrò ammettere di essere stato qui ieri sera. E raccontare qualche storia. Che sono venuto a trovare Richard. Sì, ora ricordo. Posai la mano sul tavolo quando mi chinai su di lui per vedere. Fino a quando crederanno che le impronte sono di McGregor? McGregor? Ma come ti è venuto in mente di costruire quel messaggio con i ritagli del giornale? Non ti sei resa conto del rischio? Beh, non del tutto. Però, che sangue freddo. Si doveva pur trovare una soluzione, io non avevo idee. È stato Starkweather. Starkweather? Cosa? È stato lui che ti ha aiutato? È per questo che volevo vederti, per spiegarti. Ma quanto c'entra Starkweather in tutta questa faccenda? Quando è entrato qui, lui mi ha trovata con la rivoltella in mano. E tu l'hai convinto che... No, è stato piuttosto lui a convincere me. Oh, Giulia. Farò tutto quello che posso, te l'ho detto, ma... Come sei cambiato? Come posso essere lo stesso dopo quello che è accaduto? Io lo sono. Non importa quello che tu puoi aver fatto, io sono sempre la stessa. Senti, lasciamo da parte i sentimenti adesso. Pensiamo piuttosto a come risolvere le cose. Ieri sera ho detto a Starkweather che ero stata io. Tu? A Starkweather? Sì. E lui fu subito disposto ad aiutarti. Ma deve essere pazzo. Credo che un po' lo sia. Comunque mi è stato di grande conforto. Sembra che nessun uomo ti possa resistere. Però nel caso di un omicidio... Non è stato premeditato, Julian, vero? Ma ci sono due prove contro di te. Le impronte e l'accendino. Mi deve essere caduto mentre mi chinavo sul cadavere. Starkweather sa che è tuo. Ma ha già fatto la sua deposizione, non può rimangiarsi quello che ha detto. Comunque, se sarà il caso, ne risponderò io. No, non voglio. Non credere che io non ti capisca. Che non capisca com'è andata. Tu hai afferrato quella rivoltella. E gli hai sparato così, senza neppure sapere quello che facevi. Vorresti farmi dire che sono stata io a ucciderlo? Credo che tu non l'abbia fatto deliberatamente. Sono sicuro che non è stato premeditato. Tu gli hai sparato solo perché... Io ho sparato io. Ma fingi di credere che sono stata io a sparargli. Ma Laura, non mentiamo almeno noi. Ma io non l'ho ucciso, lo sai bene. Chi è stato allora? Non penserai che sono stato io? So solo che ho sentito uno sparo e dei passi che si allontanavano sul sentiero. Sono scesa e lui era là morto. Laura, ascoltami. Io ero venuto qui per parlargli. Per dirgli che dopo le lezioni avremmo dovuto trovare un punto d'accordo per il vostro divorzio. Poco prima di arrivare qui, udii lo sparo. Entrai... E lui era là, morto, caldo. Era successo forse un minuto, due prima. Non potevi altro che pensare che fossi stata tu. Chi altri poteva essere stato? Non capisco. Non capisco più niente. E se fosse stato un suicidio? No. Laura,
Salve, Julia. Ora che Richard è morto, le sue rivoltelle e i suoi fucili mi appartengono, vero? Io sono suo fratello, l'unico uomo della famiglia. Ben ha chiuso a chiave l'armadio, non vuole darmele. Ma è roba mia, ne ho il diritto, dille che mi dia la chiave. Senti, Ian. Mi tratta come un bambino, Benny. Tutti mi trattano come un bambino. Ma io sono grande, ho 19 anni, sono quasi maggiorenne. E tutte le cose sportive di Richard sono mie. Io voglio fare come lui. Voglio sparare agli uccelli e ai gatti. Anche alle persone, se non mi piacciono. Ma su, calmati, Ian. Ma sì, sì, sono calmo. Ma non voglio più che mi si tratti come prima. Ora io sono il padrone di casa. E tutti debbono obbedirmi. Potrei essere un membro del Parlamento, no? È un po' troppo giovane, forse. Tutti mi trattano sempre come un bambino. Ma ora non lo potete più fare, ora che Richard è morto. Sarò anche ricco, vero? Questa casa mi appartiene, non si può più mandarmi di qui o di là. Sono io che mando tutti al diavolo. Senti, Ian, abbiamo tutti tanti pensieri. Per ora le cose di Richard non appartengono a nessuno. Fino a che l'avvocato non avrà aperto il testamento, non ci rimane che aspettare, capisci? Sì, capisco quello che tu mi dici, Laura. Io ti voglio bene, tanto. Anch'io te ne voglio, caro. Sei contenta che Richard sia morto, vero? No, non sono affatto contenta. Oh, sì. E così puoi sposare Julian. È tanto tempo che lo vuoi sposare, no? Io lo so. E tutti credono che io non veda e non sappia, ma io so tutto. E così adesso va benissimo. È proprio stato fatto per voi e voi siete contenti. Ian! Vecchia stupida. Sii gentile con la povera Benny, Ian. Ha tanti fastidi. Devi aiutarla. Sei l'uomo di casa adesso, tu. Va bene, va bene. Sono qui, Benny. Cosa vuoi? Speravo proprio che non sapesse di noi. E questo è il pericolo con malati come Ian. Non si sa mai che cosa capiscono o fino a che punto. Ma adesso che non c'è più Richard a prenderlo in giro, diventerà più normale, ne sono sicuro. Ma ne dubito. Buonasera. Buonasera. Come va? Tutto per bene, no? In due c'è compagnia, in tre va sempre via. Non sarei dovuto entrare dal terrazzo. Una persona per bene sarebbe entrata all'ingresso principale, suonando magari il campanello, no? Ma io non sono una persona per bene. La prego. Sono venuto per due motivi. Primo, per dirle addio. La mia posizione è chiarita dopo l'arrivo di uno splendido telegramma dal Kuwait che dice che sono un gentiluomo. Quindi posso squagliarmela. Mi dispiace che se ne vada così presto. Molto gentile da parte sua. Soprattutto considerando che mi sono intromesso nei delitti di famiglia. E secondo motivo, sono venuto qui in auto con l'ispettore che mi ha dato gentilmente un passaggio e ho avuto l'impressione, nonostante il suo riserbo, che sospetti qualcosa di nuovo. È ancora qui? Sì. Credevo avesse finito stamattina. Le ripeto, c'è qualcosa di nuovo. Buonasera. Posso fare qualcosa per voi? Non mi riesce di trovare il ragazzo. È uscito per una passeggiata. Beh, non importa. Altre domande da farci, ispettore Thomas? Sì, signora Warwick. Ancora nessuna notizia da McGregor? Al contrario, ne abbiamo avute. È stato trovato finalmente. Sì. Lo avete arrestato? Non sarebbe stato possibile, signorina Bennett. E perché? Perché è morto. Cosa? McGregor è morto in Alaska quasi 2 anni fa, poco dopo il suo ritorno dall'Inghilterra. Questo cambia le cose, non è vero? Non è stato McGregor a mettere quel biglietto sul cadavere di Richard Warwick, ma qualcuno che era perfettamente al corrente dell'incidente nel Norfolk. Cioè qualcuno di casa. Di questa casa. Engel. Signore? A proposito della pistola. Stamattina lei non ci ha dato una risposta definitiva. Può ora affermare che apparteneva al signor Warwick?
Non posso rispondere, il signore ne aveva tante ed era lui che le controllava. Non permetteva assolutamente che io le toccassi. Vorremmo esaminarle una ad una. Aveva il permesso per ogni arma, vero? Sì, signore. È nel cassetto della scrivania, nella camera da letto del signor Warwick. Un momento, le occorre la chiave dell'armadio. Perché ha chiuso la chiave? La sua domanda mi stupisce, ispettore. Mi pare logico con tutte quelle armi e munizioni. Tutte cose pericolose, no? Bravo, ha ragione. Avrò bisogno di lei, Engel. Sono sempre a sua disposizione, ispettore. Signore, circa quella faccenda di cui parlavamo prima, desidererei sistemarla al più presto. Certo, ci metteremo d'accordo. Grazie, signore. Grazie infinite. No, aspetti, ispettore Thomas. Dica, signor Farrell. Prima che lei continui le indagini, c'è qualcosa che io dovrei dirle. Sì, avrei dovuto dirglielo stamattina, ma eravamo tutti così sconvolti. La signora Warwick mi diceva poco fa che lei non ha ancora identificato alcune impronte digitali. Con tutta probabilità sono le mie. Lei è stato qui ieri sera, signor Farrell? Sì, venni qui a trovare Richard per parlare un po', ma lo trovai di pessimo umore e non mi fermai a lungo. Che ora era? Non ricordo esattamente, le 10, 10 e 30. Ci sono state parole aspre fra voi? Assolutamente no. Si è fatto tardi e mi aspettano in municipio. Scusate. Date le circostanze, lei capirà, signore, come io desidererei avere una sua deposizione circa i suoi spostamenti di ieri sera. Lo faremo domani se lei vuole atteso in municipio. Le ricordo che non è assolutamente obbligato ad alcuna dichiarazione, che il suo atto è volontario e che potrà essere presente il suo avvocato nel caso che lei lo desideri. Benissimo, allora facciamo per domattina alle 10. Buonasera. Signora Warwick, lei vide il signor Farrar ieri sera quando venne qui? Non credo che la signora Warwick voglia rispondere in questo momento. Caro signor Starkweather, non capisco il suo intervento. Il signor Starkweather ha ragione. Sì, io non desidero rispondere in questo momento. Ma io devo parlare. Devo dire che Giulia... Il signor Starkweather ha perfettamente ragione, Laura. Meno tu parli ora, meglio è. Dobbiamo vedere il signor Adams al più presto. È il nostro avvocato. Chiamalo, bene. Sì. No, chiamalo di sopra, per favore. Laura, cara, vai con lei. Sì, desidero parlare con il signor Starkweather. Non abbiamo molto tempo. Desidero che lei mi aiuti. Come? Lei è un uomo intelligente e un estraneo. Lei è entrato nella nostra vita così, per caso. Noi non sappiamo niente di lei. Lei non ha mai avuto a che fare con noi. Mi hanno definito l'ospite inatteso. Proprio perché lei è un estraneo, desidero chiederle un favore. Mi dica, signora. Fino a questa sera c'era un motivo ragionevole per questa tragedia. Un uomo che mio figlio aveva offeso aveva voluto vendicarsi. Ora quest'ipotesi è svanita. Anzi, la colpa dell'uccisione di mio figlio ricade su qualcuno di noi. Ci sono due persone che certamente non hanno ucciso. Sua moglie e la signorina Bennett, che erano insieme mentre subì lo sparo. Esatto. Laura, però, può non aver ucciso suo marito, ma può sapere chi è stato. Può essere stata testimone, corresponsabile con Julian. È a questo che lei pensa? No, non penso a questo. Julian Farrar non può aver ucciso mio figlio. E come può affermarlo? Lo so di sicuro. Le voglio dire qualche cosa, signor Starkweather, a proposito di mio figlio. L'ho amato profondamente, da bambino e da adolescente. Era pieno di qualità, coraggioso, allegro, pieno di risorse, un compagno adorabile.
Naturalmente aveva anche difetti connessi a queste qualità. Mancava di autocontrollo, aveva una certa durezza di carattere ed era piuttosto arrogante. Soprattutto non sapeva perdere. Da anni lo osservavo mentre andava alla deriva. Se ora gli dicessi che era diventato un mostro sembrerebbe esagerato. Eppure sotto un certo aspetto era un mostro. La vita l'aveva colpito duramente e per questo voleva colpire gli altri. E gli altri cominciarono a soffrire per causa sua, mi comprende? Credo di sì. Voglio molto bene mia nuora. Intelligente, buona e ha molto spirito di sopportazione. Richard la umiliò senza pietà. Non so se Laura fosse veramente innamorata di suo marito. Certo fece tutto il possibile per rendergli la malattia meno penosa e la vita sopportabile. Lui non voleva il suo aiuto, lo respingeva. Credo che a volte la odiasse. E quindi accadde l'inevitabile. Laura si innamorò di un altro e fu ricambiata. Signora, perché mi racconta queste cose? Lei è un estraneo. Questi dolori, odi, amori, non la toccano. Lei può ascoltare impassibile. E così si giunse a un vicolo cieco. Unica soluzione, la morte di Richard. Mi perdoni, signora. Forse mi sta confessando che è stata lei a... No, io non confesso nulla. Le ho detto le cose come stavano e sotto che luce debbono essere viste. Può darsi che fra poco io non sia più qui a lottare e a difendere la giustizia. In questa eventualità desidero che lei prenda questa. Volentieri, ma anch'io non sarò più qui. Devo tornare nel Kuwait per il mio lavoro. Ad ogni modo lei non sarà tagliato fuori dal mondo. Ci saranno sempre i giornali, la radio, la televisione. Tutte benedizioni per l'umanità. Tenga allora. Guardi a chi indirizzata. Al capo della polizia? Sì. Benissimo. Però non ho ben capito quello che mi ha detto. Per essere una donna lei sa conservare un segreto in modo ammirevole. Dunque, o lei ha commesso il delitto o sa chi è stato. Non desidero discuterne ora. Quell'infermiere, come si chiama? Engel? Ecco, Engel, cosa ne pensa? Non mi è mai piaciuto. Credo però che sia abile nel suo mestiere. Richard non era un paziente facile. Ecco, non crede però che nel suo passato ci possa essere qualcosa che possa screditarlo, nel caso lo si venisse a sapere, e che suo figlio ne fosse al corrente? Lei pensa che Richard lo tenesse, per così dire, in pugno e che potrebbe essere stato Engel a ucciderlo? Appunto. No, non lo credo. Grazie, signor Starkweather. Lei è stato molto gentile. Che donna. Che donna. Che cosa le ha raccontato? Come? Che cosa gli ha detto la signora Warwick? Bene, lei ha l'aria stravolta. Certo, so benissimo di che cosa è capace quella. Anche di un assassinio? Ha tentato di farglielo credere, lo immaginavo. Ma non è vero, lei lo può capire. Non è vero. E lei come fa a saperlo? Crede che ci sia qualcosa qui dentro che io non sappia. Sono qui da molti anni. Sono molto affezionata a questa casa e a ognuno di loro. Anche al defunto? Gli volevo bene, una volta. Ora, era molto cambiato. Era quasi pervertito. Questa è l'unica cosa su cui siete tutti d'accordo. Se lo avesse conosciuto prima. No. Io sono dell'opinione che la gente non cambia. Io credo che fosse uno di quegli esseri minati moralmente, cui deve sempre arridere il successo nella vita.
altrimenti poveri noi. E riescono a nascondere il loro vero io fin quando la fortuna li assiste, ma sotto sotto il male è latente. Così la sua crudeltà, scommetto che è sempre esistita. Con le donne aveva successo, le donne amano i prepotenti e il suo sadismo lo sfogava a caccia nei grossi safari in Africa. Non ho dubbi, era di un egoismo mostruoso, così almeno mi appare da tutti i vostri racconti. Certo, si divertiva a fingersi buono, generoso, simpatico, ma sotto la vernice qualcosa di perverso restava sempre. E quando accadde la disgrazia, la vernice si screpolò. E voi tutti finalmente l'avete visto nella sua vera luce. Non so proprio come lei possa inventare tutte queste storie. Lei è un estraneo. Io so molto sul suo conto. Per un motivo o per l'altro, ognuno di voi me ne ha parlato. E a lungo. Diciamo tutto a lei perché nessuno di noi qui dentro ha il coraggio di parlare all'altro. Mio Dio. Non so proprio che cosa fare. Perché lei potrebbe fare qualcosa? Non ha senso continuare a mentire. Si crede di fare del bene, ma in realtà non aiuta. Non porta a niente. Si direbbe che lei mi stia nascondendo la verità. Lei sa di Laura e Julian? Sì. Credo che lo sappiano tutti. E questo non può che nuocere a Julian Farrar. E anche a Laura. Non ha avuto una grande maggioranza l'ultima volta. Ah, lei parla delle elezioni. Ma cosa importa a lei se riesce o no? Lui ci tiene molto. La sua carriera politica è la cosa che più gli preme. Ci sono cose più importanti della carriera politica. Come arrestato e accusato di omicidio. Appunto. Lo so. Lo so. Se potessi decidere. Mi spiace che lei se ne vada. Ho fatto ben poco. Non ho fatto altro che arrivare qui e scoprire un delitto. Ma siamo state Laura ed io a scoprire il cadavere per prime. O sbaglio? Molto acuta, signorina Bennett. Lei ha aiutato Laura, vero? Lei sogna, Benny. E desidero tanto che Laura sia felice. Anche a me sta molto a cuore la felicità di Laura. Ian! Ian! Cosa fai con quella rivoltella? Vieni a prendertela! Ian! Ian! Smettila di prendermi in giro! Credevi di essere tanto intelligente, Benny? Chiudevi sempre a chiave tutte le armi di Richard. Ma io ho trovato un'altra chiave che va benissimo. E ora mi prendo tutte le pistole di Richard e faccio come lui. Sta attenta, Benny, che potrei sparare anche a te. Figurati. So benissimo che non lo farai. No, non lo farei. Non sei più un ragazzo ora. Sei un uomo, vero? Eh sì, sono un uomo. Ora che Richard è morto, sono l'unico uomo in casa. Ecco, per questo che dico che non spareresti a me. Spareresti soltanto se ti trovassi di fronte a un nemico, eh? Come in guerra. Sai che in guerra, quando uno sparava ad un nemico, faceva un'attacca sul suo fucile. Ah sì? Che divertente. È bello però sparare come faceva Richard. Sì, a Richard piaceva. Ma tu non volevi che ti mandasse via, vero? Era una bestia, diceva sempre che lo avrebbe fatto. Una volta mi ricordo che gli dicesti che lo avresti ucciso se ti mandava via. Sì? Ma non l'hai ucciso tu, vero? No, non l'ho ucciso. Beh, io l'avrei fatto. Se qualcuno avesse detto che mi rinchiudeva, l'avrei proprio sparato. Anch'io, anch'io. Lo dici adesso, ma non l'hai fatto. L'ha ucciso qualcun altro. E chi l'ha detto? E forse sono proprio stato io. No, non credo. Non avresti mai avuto il coraggio. Povera vecchia Benny, tu non sai niente. Che cosa c'è che non so?
Io sono molto più in gamba di te, so tante cose che tu non sai. Ma davvero? Che cosa? Su, dimmi. Non ti fidi, di confidare un segreto alla tua Ben? No, non ci si può fidare di nessuno. Io so molte cose di tutti, ma non le dico. Certe volte mi alzo la notte e piano piano vado in giro così. Così vedo e sento tante cose, ma poi non le dico. Chissà quanti segreti sai, Ne ho uno grosso. Ti farebbe paura se lo sapessi. Quello stupido di Richard che stava là seduto a sparare agli uccelli sicuro che nessuno sparasse a lui. Già, quello è stato il suo errore. Proprio così. Lui credeva di potermi mandare via. Gliel'ho fatto vedere. Come hai fatto? Dimmi. No, non te lo dico. Né a te né a nessuno. Hai ragione. Sarà un segreto tuo, Solo tuo. Sì, solo mio. Io sono pericoloso, sai. Dovete stare in guardia tutti. Sono molto pericoloso. E Richard non lo sapeva che tu lo fossi. Per essere rimasto sorpreso. Sì, molto sorpreso. È diventato rosso, poi pallido, poi la testa gli è ricaduta e ha cominciato a sanguinare. Non si è più mosso. Gliel'ho fatta vedere, adesso non può più mandarmi via. E vedi, ho fatto un'attacca sulla pistola. Fammi vedere. No. Fammi vedere. Nessuno me la può portare via. Se anche viene il poliziotto ad arrestarmi, io gli sparo. No, non ce n'è bisogno. Tu sei intelligente. Sei così intelligente che non ti sospetteranno. Sono tutti stupidi. Stupidi poliziotti e stupido il vecchio Richard. Seguilo presto. Coraggio, signorina Benny. È stata molto brava. Io lo sapevo, l'ho sempre saputo. Conosco Ian meglio di tutti. E sapevo che Richard lo esasperava. E che ragazzo stava diventando pericoloso. No. Ian? No. Non è possibile. Non posso crederci. Oh, Benny, come hai potuto? Ti credevo più leale. Ci sono dei momenti in cui la verità è quello che più conta. Nessuno di voi, nessuno, si è accorto che Ian diventava pericoloso. È un ragazzo dolce, affettuoso, ma... Ma può anche diventare pericoloso. Io ho una certa esperienza di questi casi patologici. Stia tranquilla, signora Warwick. Le posso assicurare che sarà trattato con umanità. Il ragazzo non è responsabile delle sue azioni e verrà internato. Prima o poi si doveva arrivare a questo. Che succede? Ian! Che è successo? Non lo trovavo il ragazzo. Poi di colpo mi ha sparato. Là, ai bordi del boschetto. Due volte mi ha sparato. Mi ha colpito il braccio. Ho cercato di portargli via la rivoltella, ma col braccio ferito non sono riuscito. E poi? Avevo il dito sul grilletto ed il colpo è partito. Ha colpito al cuore ed è morto. Sei sicuro? Sì. Mi sfidava con quella rivoltella in aria. Dove è successo? L'accompagno, signor ispettore. Sono addolorato. D'altra parte, anche se è penoso ammetterlo, è la soluzione migliore. La soluzione migliore? Sì. Povero Ian. Sì. Per lui è meglio così. Tenga, le restituisco queste. È vero, non serve più. Engel? Da oggi lei può ritenersi libero.
Le farò avere quanto le devo, ma lascerà la casa subito. Non c'è più bisogno di lei. Certo. Grazie, signora Warwick. Sia troppo triste. Lo sono. Tremendamente. Era molto affezionata a quel ragazzo, vero? Tutta colpa mia. Aveva ragione Richard. Ian doveva essere internato, ma io mi sono sempre opposta. È colpa mia se Richard è morto. E Ian con lui. No. Richard è morto perché ha chiamato la morte. Avesse avuto un po' di comprensione per quel ragazzo, non sarebbe successo nulla. D'ora in poi pensi soltanto a se stessa. D'ora innanzi, felice, come nelle favole. Con Julian, vuol dire? Non lo so. Vede, quando io credevo che Julian avesse ucciso Richard, gli volevo bene come prima. Anzi, ero pronta a incolparmi al posto suo. Mentre Julian, credendo che fossi stata io, era cambiato completamente. Voleva aiutarmi, ma non ce la faceva. Vede, Laura, uomini e donne hanno reazioni differenti. Gli uomini non riescono a superare un delitto. Le donne, almeno in apparenza, sì. Lei però mi ha aiutata, pur credendo che avessi ucciso. La cosa è diversa, io dovevo aiutarla. È colpa mia, è tutta colpa mia. Lei continua a tormentarsi perché crede che sia stato quel ragazzo. Ma non ne siamo poi tanto sicuri. Cosa dice? L'abbiamo sentito tutti, l'ha confermato lui stesso. Sì, anch'io l'ho sentito. Ma quanto abbia giocato il potere di suggestione che Benny aveva su di lui, non lo sapremo mai. Benny è stata molto abile. Il ragazzo era suggestionabile, l'idea di essere un assassino lo affascinava. Benny gli ha offerto l'occasione, lui l'ha presa. Disse d'aver ucciso Richard Warwick e fece un segno sulla rivoltella come i soldati alla guerra. Ma nessuno di noi può sapere se era proprio vero. Ma ha sparato anche al sergente. Sì, che fosse un assassino in potenza non c'è alcun dubbio. Probabilmente lui ha sparato a Richard Warwick. Ma può essere stato qualcun altro. E chi? Benny, per esempio, che era molto affezionata a voi e pensava di liberarvi di lui. O la signora Warwick, delusa nel suo affetto di madre, magari servendosi di quell'infermiere, Angle. O quel suo amico, Julian Farrar, che finse di credere che fosse stata lei a sparare. E abile mossa che la prese completamente alla sprovvista. Tutti possono aver ucciso Richard Warwick. Perfino MacGregor. MacGregor, ma sei morto. Doveva esserlo per commettere l'assassinio. Mi segua un momento. Ammettiamo che MacGregor volesse veramente vendicarsi di Richard Warwick. Cosa doveva fare? Prima di tutto distruggere la sua identità. Inventare una morte in una parte remota dell'Alaska non è poi tanto difficile, magari spendendo un po' di soldi per comprarsi una falsa testimonianza. Poi cambiare nome, ammesso che MacGregor fosse il suo vero nome, e rifarsi una vita in un paese nuovo, con un lavoro nuovo, un nuovo nome. Intanto si tiene informato su quello che sono i vostri movimenti e quando viene a sapere che avete lasciato il Norfolk, prepara il suo piano. Prima, naturalmente, corregge qualche particolare del suo aspetto fisico. Poi, in una notte di nebbia fatta apposta per lui, arriva qui. Entra da quella finestra. E quando Richard Warwick alza gli occhi, si vede di fronte l'ospite inatteso.
tenta di sparargli. Quell'altro gli toglie la rivoltella e lo uccide. Poi torna fuori, getta la macchina in un fossato e torna sul luogo del delitto. Torna? Ma perché deve ritornare? Deve tornare per vedere il cadavere. E racconta le cose come se le avesse viste veramente. Posso anche averle viste. Perché posso essere io, McGregor. Addio, cara. No. No, aspetti.